con l'esperienza del T-Club, che è l'apertura dei nostri spazi e la creazione di una community. Cerchiamo di dare uno spazio fruibile facilmente, quindi un punto di lavoro, un punto d'appoggio quando si è in giro, una sala meeting dove fare delle riunioni con persone, o un punto di lavoro personale, privato, un pochino più accogliente. È possibile trovarsi qui nel T-Club già da oggi perché abbiamo accelerato i tempi, siamo stati un po' precursori appunto. Introdurre la tecnologia, far nostra la tecnologia all'interno dei nostri prodotti o a fianco ai nostri prodotti. Un'integrazione fra la tecnologia e il mondo ufficio. La domotica applicata all'ufficio garantisce la fruizione di spazi pubblici a chiunque. Beh, una persona che entra qui sperimenta innanzitutto storia, cultura e tecnologia. Una tecnologia che si unisce a questi concetti in maniera completamente trasparente ed efficace, a portata di tutti. Lo spazio diventa casa sua, un ambiente che lo circonda. Lo spazio si adatta alla persona, non è la persona che si adatta allo spazio. Le applicazioni pratiche sono la creazione di servizi dedicati alla persona che sono in continua evoluzione. L'esempio di applicazione pratica di questo sistema che noi abbiamo realizzato ti permette di avere la stessa sensazione, lo stesso comfort ovunque nel mondo. Quindi tu sei nel primo ufficio qui, però hai la stessa sensazione nell'ufficio New York. Nell'era digitale si sono configurate delle modalità di lavoro completamente diverse. Benvenga questo progetto anche nella sua implementazione. Qui ho già utilizzato questo spazio per poter fare delle riunioni con committenti, clienti, peraltro avendo anche focus sul prodotto stesso, quindi qui c'è una sinergia tra azienda, meeting, professionisti e designer. T-Club rispecchia molto anche quella che è l'anima e il DNA di Tecno, che è qualità ma soprattutto innovazione. Innovazione che guarda la contemporaneità, un'innovazione che si muove fra scienza e arte, uffici diffusi dove le persone possono prendersi una pausa, andare a incontrare una persona, andare a scrivere una mail. Saranno un po' dei luoghi di rifugio all'interno della città. Lo trovo molto, molto contemporaneo. Quindi l'idea è quella di dare a disposizione da parte nostra questo spazio per capire qual è l'ufficio del futuro, no? Qui oggi noi ci sono, oltre la nostra produzione, no? I nostri arredi, c'è anche un'esperienza. Tu arrivi qua, vivi lo spazio, non soltanto dal punto di vista fisico, no? Materico del materiale che c'è presente, ma lo vivi anche per quella che è la tecnologia legata ai nostri materiali. Questa visione si allena con la curiosità, innanzitutto, che è un fattore fondamentale. Con la curiosità del vedere anche un minimo di umiltà per capire cosa non si è fatto. C'è anche un minimo di frustrazione, no? Che ti dice ho fatto tanto ma non ho fatto tutto, no? Per cui non ti devi concentrare sul 99 che hai fatto, ma quel minimo di tristezza sull'uno che non hai fatto ci deve essere, ed è quello poi che ti spinge sempre ad andare avanti. A seconda appunto della visione che io devo avere del progetto, devo portare avanti determinati parametri. Cioè tutte le modalità sociali di cui si sta parlando adesso, io le ho incontrate in Tecno prima del lockdown. Assolutamente, io ambisco a arrivare ai punti inaspettati, cioè è la cosa più interessante questo lungo i percorsi di concettualizzazione, di progettazione. Questo è la cosa che più mi affascina. Ricordiamo anni passati, spazi che venivano utilizzati cercando di riempire il più possibile, quindi massimizzare il numero di persone presenti in un luogo. Oggi, diciamo, l'iter è un po' quello che è il modus, che è anche il mondo dell'architettura e di chi questi spazi li pensa e poi li organizza, ha un focus soprattutto sul sentirsi in uno spazio confortevole, perché, e qua non lo scopriamo oggi, ovviamente per una persona lavorare in uno spazio confortevole è una fonte di ispirazione laddove io faccio un lavoro creativo, ma soprattutto mi permette di avere
anche dei risultati importanti. La velocità che cos'è? Spazio e tempo. Perché noi abbiamo un tempo di attività che è molto accelerato. Ormai non si fa più un'attività lunga, si fanno tante piccole attività. L'utente deve avere a disposizione nello spazio e soprattutto nel tempo la possibilità di scegliere dove lavorare e come lavorare. T-Club come concezione questo te lo offre. Collaboration e Unified Communication sono due termini che sentiamo molto spesso, no? Per l'evoluzione che c'è stata dal punto di vista tecnologico, ma un po' anche per quello come si sta muovendo il mondo lavorativo in genere, dobbiamo creare dei luoghi che possano essere adatti a questo modo, cioè non c'è più l'open space pensato come 10 anni fa, ma c'è un open space che possa essere condiviso, perché il lavoro è molto di team all'interno della stessa azienda, ma è molto di team anche, e qua il nostro spazio T-Club ne è un esempio, di sinergie con altre aziende. Quindi dobbiamo creare dei luoghi che possano essere, diciamo, dei propulsori, dei booster di questo modo di fare sinergia. La Lutron Electronics, la Tecno e l'IoT Solutions hanno da sempre avuto una vision comune, ma hanno avuto la capacità di poter integrare le tecnologie per dare un valore aggiunto al cliente finale. Il T-Club è uno spazio fantastico perché riesce a valorizzare tutti i partner tecnologici mantenendo la stessa dignità. Cioè, quando si entra in questo spazio si parla di un progetto, si parla di una vision, si percepisce quello che si vuole dire senza far prevalicare una tecnologia rispetto all'altra. Di uno spazio fisico che diventa uno spazio flessibile che percepisce la presenza di un utente, di una persona. Stiamo assistendo a quello che si chiama un cambiamento di paradigma. Si parla sempre più spesso di scopo del lavoro e non di luogo del lavoro. Le aziende stanno cambiando i propri processi per introdurre una modalità di lavoro agile. Oggi più che mai, se vuoi, l'ufficio, le sale meeting hanno un valore importantissimo perché diventano un punto di incontro. La collaborazione con Tecno ci ha permesso di realizzare degli ambienti innovativi, collaborativi, modulari, che cambiano in funzione dell'esigenza di quel preciso momento. Se vuoi, si è sempre detto che la tecnologia in alcuni casi è fredda. Oggi con Tecno noi abbiamo portato del calore, del design, rivestendola di tecnologia. Approcciare un progetto significa per noi, ha sempre rappresentato un modo di intervenire non banalmente in un silenzio comune, ma essere veramente sorretti da un pensiero differente e poterlo condividere. L'idea innovativa sta nel fatto di poter contare su pochi elementi, la riconfigurabilità, che oggi è assolutamente fondamentale. Dopodiché bisogna immaginarsi un prodotto che sia figlio di un pensiero differente. E per me è quello. Lo pensi perché ha in te un suo contenuto che può essere classificato di livello, no? E poi pensi a un prezzo, quindi pensi al mercato dove poterlo andare a collocare, perché sennò se fai un prodotto fino a se stesso non ha. Dopodiché pensi, quindi c'è sempre una P che torna, pensi a come poter mettere insieme le due cose e stabilizzarlo. E tutto questo movimento qua porta al risultato dei piccoli dettagli che fanno la differenza.